sia la Regione Lombardia, no? Al finanziamento, è stato pagato dal finanziamento, è già aperto il centro e adesso andremo a vedere un attimino come funziona, però direi che è un'ottima iniziativa anche rispetto alla famosa economia circolare che parlavamo tanto, cioè invece che buttare via le cose che possono servire vengono rimesse in sesto e vendute a cifre simboliche, ma giusto per rimettere in commercio e per non sprecare, diciamo, i materiali. Un altro piccolo passo di educazione, di rispetto dell'ambiente, di rispetto soprattutto delle cose materiali, no? Le cose materiali non vanno buttate via, possono essere utilizzate. È un modo anche questo per educare. Puntiamo come sempre su anche le nuove generazioni, sui ragazzi, non solo sugli adulti, è un modo per educare, per poi arrivare veramente a quello che deve essere il minor spreco possibile. Il perché è stato realizzato il centro adiacente al centro di Mutiracotta? È stata una scelta perché anche, diciamo, il regolamento della Regione Lombardia lo privilegiava e soprattutto perché noi volevamo educare i cittadini di Busto affinché una volta che arrivano presso il centro di Mutiracotta, se ci sono ancora degli oggetti che sono effettivamente in buone condizioni, anziché destinarli all'incenerimento, li portiamo qui, vengono ovviamente sanificati, vengono protetti e poi possono essere rimessi in circolo. Secondo me è un fattore di formazione importante per le nuove generazioni. Perché magari noi anziani facciamo il bello, i giovani fanno il bello di noi, questo è un segnale educativo su cui davvero ci tengo molto e ringrazio l'amministrazione e chi si è adoperato per metterlo. Possiamo chiedere i nomi dei due operatori che saranno qui? Allora, Valentini Francesco e Antonio Russo. Ma qual è il primo oggetto che hanno portato, se vi ricordate? Libri. Tutti questi libri. Ok. Grazie.